Oggi affrontiamo insieme Vico. Vico è un autore che ha un peso importante, anche originale, all'interno del pensiero filosofico, perché a Vico dobbiamo una delle prime originali filosofie della storia. Cioè, Vico studia in maniera sistematica la storia, cercandone le leggi di funzionamento della storia. E Vico è un autore, dicevo, originale nel panorama filosofico del 600, 700 soprattutto, è un autore che anche anticipa alcuni temi dell'illuminismo. Vico è un autore italiano. L'Italia non esiste, non c'è ancora, però parliamo di un autore napoletano. Nasce nel 1668 e morirà nel 1744. Noi di Vico oggi vedremo soprattutto un'opera, e l'opera in questione, che abbrevierete come Scienza Nuova, in realtà ha un titolo abbastanza lungo e complesso: Principi di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni. Ripeto, principi di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni. Ma va benissimo abbreviare tale titolo con scienza nuova. E qual è questa scienza nuova? Di cosa si occupa questa scienza nuova? Questa scienza nuova si occupa appunto della storia, di studiare la storia. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è una polemica effettivamente molto serrata che Vico conduce contro il razionalismo cartesiano, che dobbiamo ancora vedere, perché stiamo facendo un percorso di filosofia storica e politica. Ma di questa polemica a noi interessa ora sapere una cosa. Secondo Vico, l'uomo ha una conoscenza limitata, la conoscenza umana ha dei limiti. Innanzitutto l'uomo non può conoscere in maniera adeguata, approfondita, il mondo della natura. Molto del mondo della natura è oscuro all'uomo. L'uomo dunque ha una conoscenza che, per quanto concerne il mondo della natura, non è possibile, non è adeguata, non è scientifica. E poi l'uomo non può conoscere neanche il proprio essere più intimo, la propria natura umana più intima. Cioè, molto della natura e molto dell'uomo non è possibile conoscere. Cioè, l'uomo ha una conoscenza limitata rispetto alla natura e all'uomo stesso. Allora, finisce qua la filosofia. Se la filosofia è conoscenza, ricerca. No, secondo Vico, la filosofia deve portare ad una conoscenza delle cause. La vera conoscenza è quella che sa individuare le cause degli avvenimenti, le cause delle realtà. E dunque la conoscenza è vera quando ha a che fare con le cause delle cose, con le cause della realtà. E c'è una scienza, una nuova scienza, scienza nuova, che può dare dei risultati, che può produrre delle conoscenze. E questa scienza nuova è la scienza che studia, che si occupa delle cose umane, delle cose storiche, delle cose politiche, delle cose prodotte e fatte dagli uomini. E la storia è fatta dagli uomini. E le comunità politiche, argomento del nostro lungo percorso, sono fatte dagli uomini. E io su cosa è fatto dagli uomini potrò produrre una conoscenza. Io posso indagare, conoscere ciò che è prodotto, fatto, causato dagli uomini. E la scienza nuova dunque si occuperà proprio
delle opere degli uomini, di quanto hanno prodotto gli uomini, di ciò che è fabbricato, prodotto, costruito, causato dagli uomini. La scienza nuova si occuperà dunque della storia dell'umanità, della storia degli uomini, cercando di individuare le leggi che regolamentano la storia, che regolano la storia, che determinano la storia, cercando di individuare le fasi della storia, se ci sono delle fasi della storia. E dunque in questo Vico recupera Hobbes pensa che la politica sia appunto una scienza perché ha a che fare con dei corpi umani prodotti in questo caso dagli uomini. Dunque la politica per Hobbes è una scienza, la scienza della politica. La politica è la scienza che studia le comunità umane. La politica è la scienza che si occupa di studiare i governi, le leggi, e così per Vico la storia è una scienza perché si occupa delle vicende umane, delle produzioni umane, di quanto l'uomo ha causato, prodotto e terminato. Hobbes e Vico, due teorici della politica e della storia come scienza. L'autore, no, inglese, Hobbes ci ha detto la scienza politica permette di capire il funzionamento delle comunità, dei governi. Il filosofo napoletano, italiano Vico ci dice: la storia ci permette di capire le leggi che governano il divenire delle vicende umane. Iniziamo a vedere dunque, appunto, Vico e la nuova scienza. La nuova scienza in questione, vi dicevo, è appunto la storia. E la storia, però, ha l'obiettivo di ricercare l'ordine e le leggi delle vicende umane. Dunque, la nuova scienza deve indagare la storia, la nuova scienza deve trovare le leggi che appunto caratterizzano la storia. La nuova scienza deve individuare l'ordine della storia. E per fare questo, la nuova scienza è un incontro tra, ragazze e ragazzi, la filologia e la filosofia. La nuova scienza che studia la storia, la nuova scienza che studia la storia prodotta dall'uomo e dagli uomini, è un incontro di filologia e di filosofia. Perché? Perché la nuova scienza deve studiare non soltanto la lingua degli uomini, non deve essere solo il pensiero degli uomini che è stato tradotto nel linguaggio, ma deve studiare gli usi, i costumi, le manifestazioni culturali delle civiltà umane. Dunque bisogna filologicamente ricostruire gli usi, i costumi, le tradizioni degli uomini, delle civiltà, dei popoli. E invece la filosofia, no, deve aggiungere a quest'opera filologica la ricerca del senso e delle leggi di tali vicende, di tali usi, di tali costumi. La filologia e la filosofia insieme studieranno le vicende umane, le opere umane, gli usi, i costumi, le tradizioni, individuando però delle leggi, dando un senso ad esse. Lo spiego ancora una volta, la filologia ci darà il materiale certo da studiare, gli usi, i costumi dei romani, dei greci, degli egizi, degli etruschi. Ci darà il materiale vero e certo su cui noi studiamo. È chiaro? Perché altrimenti non facciamo storia, ma facciamo fantasia, ok? Invece devo avere una certezza del materiale storico, del materiale culturale, del materiale sociale, del materiale dunque antropologico. Devo avere la certezza, ma poi devo trovare su queste certezze le leggi, il funzionamento, devo dare un senso a questo materiale certo. La scienza nuova poggia dunque meglio sulla filologia e sulla filosofia. È chiaro?
ancora una premessa a questa scienza nuova e poi vediamo i contenuti di quest'opera. La scienza nuova di Vico è debitrice sicuramente degli autori che lo hanno preceduto, è debitrice nei confronti di Platone, di Tacito, di Bacone e anche ovviamente di Hobbes e Grozio. Sono questi gli autori di riferimento di Vico. Vi ripeto, Tacito, Platone, Bacone, Grozio, Hobbes, sono questi gli autori di riferimento. Tacito perché? Perché Tacito è riuscito a contemplare l'uomo com'era, qual era oggettivamente, uno dei primi grandi storici, Tacito. Tacito ha studiato gli uomini per cosa erano, per le battaglie che hanno fatto, per le leggi che hanno emanato, per le città che hanno costruito. Tacito, il grande storico antico. Poi è debitrice nei confronti, la scienza nuova di Vico, è debitrice nei confronti di Platone, perché Platone non ha studiato l'uomo quale era, ma l'uomo quale doveva essere. Qual era l'uomo giusto per Platone? L'uomo ottimo, il buon governante. Tacito, chi ha governato? Platone, chi avrebbe dovuto governare? E dunque la storia è fatta di cose che sono accadute, ma anche di aspirazioni al miglioramento. Vico distinguerà poi tra la storia ideale, eterna, e poi la storia reale, cioè io troppo poco concreta. Allora, Tacito, l'uomo che è, l'uomo che è stato, l'uomo che era, com'era realmente. Platone, l'uomo ideale, l'uomo che sarebbe dovuto essere, l'uomo che dovrebbe essere, il buon governante, ad esempio, il buon guerriero. E poi, ovviamente, di Vittorio vi dicevo nei confronti, ad esempio, di Bacone, la sua idea di storia, la sua idea anche di scienza universale, la scienza universale. Per Bacone deve contemplare tutto, deve contenere la cultura, la storia, le scienze, le arti. Ha sviluppato un'idea di scienza universale, Bacone, che tutto comprende, a cui Vico si rifà. Dunque, il metodo bacconiano e l'idea di scienza universale bacconiana influenza appunto Vico. E poi vi dicevo Hobbes, proprio per la sua idea di politica, deve occuparsi dei corpi. Corpi materiali, corpi umani, corpi fabbricati, in questo caso le città, le leggi, i governi, e poi a Grozio, perché Grozio è stato sicuramente in grado di elaborare una filologia della natura, cioè nel suo anche ricercare le leggi della natura, è stato un filologo della natura, ha cercato le leggi della natura, grande jus naturalista. Incrociate questi autori e avete le influenze culturali di Giambattista Vico. Va bene? Vediamo adesso insieme il pensiero di Vico e l'idea di storia, di leggi della storia, di storia ciclica e anche dell'età della storia, elaborate appunto dal filosofo napoletano. Punto di partenza qual è? Il punto di partenza è la storia ideale eterna. C'è una storia ideale eterna, ci dice Vico, c'è un ordine divino, c'è una storia divina. La storia ideale, la storia divina, la storia perfetta, la storia a cui ambisce l'uomo. Noi uomini siamo caduti, ci dice Vico. Siamo caduti. E nel nostro essere caduti nel mondo abbiamo delle aspirazioni ideali, e dunque c'è sempre un orizzonte ideale, affascinante questa teoria, a cui gli uomini ambiscono, e Platone, nella sua Repubblica Ideale, ne è un esempio, ok? Dunque gli uomini sanno che di superiore adesso c'è soltanto una storia divina, c'è soltanto Dio. La storia divina, la storia ideale, la storia perfetta. Adesso vi leggo un passaggio. E dunque questa storia ideale perfetta, questa storia che al di là degli eventi nostri storici diventa il modello, diventa l'archetipo, diventa l'orizzonte a cui gli uomini aspirano, la storia ideale verso cui gli uomini marciano, la storia ideale come
l'obiettivo a cui una freccia scagliata tende. C'è dunque una storia ideale e questa storia ideale è una storia che ha delle leggi appunto divine, è una storia provvidenza, è una storia provvidenziale. C'è dunque una storia ideale, provvidenziale, divina. E la storia umana ha come, potremmo dire, punto di riferimento, come immagine quasi, no? Verso cui si tende la storia appunto ideale, questa storia ideale eterna, vi leggo, che precisa, dice, sopra di essa corrono in tempo le storie di tutte le nazioni nei loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini. La storia delle nazioni, dei popoli, corre, scorre a fianco, al di sotto, avendo come riferimento essa, la storia ideale. C'è la storia della provvidenza divina e poi c'è la storia dei popoli, degli uomini. Sapete cos'è la storia ideale? È il dover essere della storia. È il modello a cui la storia dei popoli e nazioni tende. C'è l'essere e c'è il dover essere. C'è l'essere della storia e il dover essere della storia. Il dover essere della storia scorre sopra di noi. E al di sotto di questa storia ideale, quella di moralità, di divinità, vi è la storia dei popoli, delle nazioni, delle comunità. E questa storia che è reale, che è la storia concreta, non è la storia eterna, non è la storia ideale, la storia nostra è la storia nel tempo. Noi siamo nel tempo, nel divenire del tempo, nel cambiamento del tempo, Agostino. Noi siamo nel divenire, nel tempo, nelle ore, nei mesi, negli anni, nel qui e ora che non è più il prima, che non è ancora il dopo. La storia nel tempo non è la storia eterna ideale. Dunque esistono due storie. C'è la storia che deve essere, la storia divina, ideale perfetta, modello, archetipo, punto di riferimento, orizzonte ideale, e poi c'è la storia che è. Dei popoli e delle nazioni fatta di sfide, successi, insuccessi, di cambiamenti, di crescite, di rinascimenti e fatta di decadenze. Cosa deve fare la scienza nuova? La scienza nuova deve individuare le leggi della storia che è, della storia umana, avendo come riferimento la storia ideale, la storia eterna. La scienza nuova si muove lungo il terreno della storia che è, della storia nel tempo, avendo come punto di riferimento, come orizzonte, la storia ideale, la storia eterna. È molto difficile, ancora. Vedo alcune facce perplesse. Andando adesso a vedere insieme i tre stadi della storia. Le tre età della storia, molte cose vi dovrebbero essere più semplici. Allora, secondo Vico, la scienza certa, vera, è la scienza che si occupa della storia. E la scienza che si occupa della storia, analizza la storia e ne individua delle leggi, delle epoche. E secondo la scienza nuova, esistono tre storie ideali che stanno influenzando, che influenzano la storia reale nel tempo degli uomini. Tre epoche storiche ideali, individuate da Vico, le quali fanno da paradigma
per comprendere la storia reale in cui gli uomini, le comunità, le nazioni sono vissute, hanno vissuto, si sono evolute, si sono affermate. Quali sono queste tre epoche, queste tre età ideali? Queste tre età sono l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini. Tre sono l'età della storia eterna. Tre sono l'età della storia ideale. Sono l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini. Queste tre età sono età in successione. Prima ci fu nella storia ideale l'età degli dèi, poi ci fu l'età degli eroi e poi ne seguì l'età degli uomini. Dunque le tre tappe della storia ideale sono tre tappe in successione. Qual è la prima età e da cosa è caratterizzata? La prima età, vi dicevo, è l'età degli eroi, degli dèi, scusatemi. È l'età degli dèi, è l'età in cui gli uomini stupidi, deboli, rozzi, insensati e anche orribili nell'aspetto, ancora simili a dei bestioni, va bene? È l'età in cui questi uomini stupidi, no? Simili a dei bestioni, sentivano, avevano una facoltà di senso, sentivano nelle forze della natura il terremoto, il sole, il vento, l'acqua, la tempesta, sentivano delle forze terribili, divine e punitrici. Questi uomini sentivano nella natura una forza che li dominava. Gli uomini temevano questa natura, temevano i vulcani, le inondazioni, temevano le belve feroci. Questi uomini, per timore nei confronti della natura, per timore nei confronti di una natura divinizzata, per timore di questi dèi, iniziarono a vivere insieme, di collegamenti con gli altri autori, ad organizzarsi in famiglie, in comunità, e cominciarono questi uomini a dare il potere, quello che interessa il nostro percorso, a degli uomini esperti, bravi, più forti, più abili, a dei padri protettori, a dei governi di pochi uomini, anche di un uomo solo, a delle monarchie, a dei sovrani solitari che governavano tecnicamente poiché possedevano delle conoscenze, delle qualità, delle abilità che proteggevano gli altri uomini. Nell'età degli dèi, gli uomini intimoriti dalla natura hanno affidato il governo a pochi uomini, spesso a governatori solitari, con l'obiettivo di trovare protezione, l'essere protetti. Nell'età degli dèi, questi uomini brutti, stupidi, con poche capacità, sono affidati a pochi uomini, a sovrani solitari, sono uniti in comunità, perché dovevano cercare la protezione da questa natura divinizzata, da questi dèi che ti dominavano. Seconda età. La seconda età è l'età degli eroi. E in quest'età gli uomini cominciano ad emanciparsi, non tutti, alcuni uomini, dalla paura della natura, dalla paura degli dèi, e cominciano questi uomini a fondare delle comunità non più affidate a pochi uomini, padri protettivi, sacerdoti, santoni, re, potremmo dire taumaturghi, ma cominciano a dare vita a delle repubbliche, sempre
sotto la protezione di Dio, ma queste repubbliche devono essere già in parte animate, governate da alcuni uomini, i migliori, quelli che possedevano delle virtù, le virtù della magnanimità, della temperanza, della prudenza, della fortezza. La nobiltà ha preso in mano il governo di queste repubbliche, di queste comunità. Età degli dei, ti affidavi all'uomo della provvidenza, al capo, al sacerdote, al padre protettore. Ma poi, quando gli uomini si sono abbelliti, quando gli uomini sono usciti dalla bestialità, hanno cominciato ad affidare il governo della comunità a quegli uomini dotati di prudenza, fortezza, magnanimità, coraggio. A chi bisogna affidare il governo della città, della comunità, agli uomini degli impulsi, agli uomini egoisti, cinici, agli uomini incapaci di governare le passioni e i pulsi? No, alla nobiltà d'animo, alla nobiltà delle virtù, quella fu l'età degli eroi, in cui nacquero delle repubbliche poggiate, fondate sulle virtù, potremmo dire, liberali, sulle virtù etiche, sulle virtù della nobiltà dell'animo. Fortezza, coraggio, magnanimità, lungimiranza, temperanza. Viva il governatore temperante, anziché il governatore in preda alle passioni e pulsioni più forti. Terza e ultima età è l'età degli uomini. L'età degli uomini, la terza età. E in questo caso la comunità, il governo, la città che ne nascono, che ne sono nate, sono delle vere e proprie repubbliche più popolari, delle repubbliche in parte democratiche, che hanno posto dei limiti, ovviamente, limiti magari di censo, limiti di studio, di istruzione, perché gli uomini dotati di ragione, non più bestioni, e non più neanche soltanto più affidati alle mani di alcuni pochi uomini dalle virtù di animo elevate, gli uomini più dotati di ragione, gli uomini maturati e cresciuti, hanno cominciato ad uscire da quelle condizioni di natura, da quella condizione anche di paura, hanno cominciato ad essere più autonomi, essere più razionali, e hanno cominciato a dare vita a governi, a leggi che avevano il centro, poi lì sotto passaggio, il bene comune, in cui gli uomini più dotti, colti, in cui gli uomini più istruiti hanno cercato di mettere al centro l'interesse privato con l'interesse comune, da Platone in avanti. Uomini, filosofi, intellettuali nell'età degli uomini che hanno cominciato a parlare della politica, a fare politica, a parlare di storia, a fare la storia, a fare la città, a produrre le comunità, a partire da quale idea? Dall'idea che si vive insieme se c'è il rispetto reciproco, se c'è un equilibrio, se c'è un bene comune che deve essere armonizzato con gli interessi privati. E dunque la giustizia. Cosa deve caratterizzare l'età degli uomini? La giustizia. Queste tre leggi sono, tre stadi, tre epoche, ok? Sono gli stadi, le epoche della storia ideale. E questa storia ideale, però, che sta al di sopra della storia del tempo, è la storia che dà la norma, la legge. È la storia che dà il dover essere alla storia degli uomini. Noi in che età viviamo? Siamo oggi nell'età degli dei, nell'età degli eroi o nell'età degli uomini? Secondo Fico, la storia è ciclica. Ci sono, bellissimo passaggio, bello, non vero, bello, insomma. Ci sono ritorni. Ci sono momenti in cui le nazioni, i popoli tornano a vivere come se fossero nell'età degli dèi, che avendo paura di tutto si affidano magari a uomini forti, a monarchi assoluti, a dittatori. Ci sono epoche in cui invece gli uomini, le nazioni, i popoli, le comunità
ritornano all'età degli eroi, cioè si affidano a una nobiltà, un'aristocrazia lungimirante, illuminata. E ci sono epoche in cui le comunità, i popoli, le nazioni sono nell'età degli uomini, cioè diventano repubbliche popolari in cui c'è ragione. Allora lo ripeto, dove prevale la paura e c'è il senso della paura, il senso dell'impotenza, noi andiamo verso l'età, verso la storia degli dèi. Quando noi invece abbiamo una sorta anche di valori che produciamo con un anelito quasi di fantasia, cioè noi abbiamo delle ambizioni, ambizioni di magnanimità, di forza, di coraggio, quando gli uomini riescono, no, alcuni uomini, ad elevarsi dalle paure, dalla mediocrità, abbiamo l'età degli eroi, ci affidiamo agli eroi. Quando invece siamo più razionali, siamo nell'età degli uomini più maturi, che hanno dei limiti, questi uomini, chiaramente, perché la ragione è limitata. Ma l'età degli uomini è l'età, ovviamente, in cui gli uomini possono provare a essere più autonomi e smarcarsi, ovviamente, dalla paura, dalla fragilità. Bertolt Brecht ci direbbe beati i popoli che non hanno bisogno, no, di eroi, perché vuol dire che sono popoli maturi e razionali. Però mi sembra che, io non credo che la storia sia ciclica, ma l'idea di storia ciclica di Vico ci dica un qualcosa di interessante. Ci sono epoche in cui gli uomini più razionali e maturi riescono a produrre dei governi, delle repubbliche popolari. Sono epoche in cui gli uomini più brutali, più ingenui, stupidi, più pigri, hanno paura del mondo, di una natura, di eventi divini, spaventosi, e si affidano a pochi uomini forti, padri protettori, o altri uomini in cui, o altre epoche in cui ci si affida a delle minoranze, delle liti illuminate. Queste sono le epoche, queste sono le epoche, queste sono le tre età della storia. E la scienza nuova, che è l'unione, vi dicevo, della filologia e della filosofia, di cosa si occupa? Si occupa dei fatti dei popoli, studia l'uomo quale è, la filologia soprattutto, ma poi come filosofia cerca le leggi della storia, capisce quale l'uomo deve essere e individua le leggi, le tappe della storia ideale. E le tre tappe sono quelle che vi ho presentato. In conclusione, ok, c'è una cosa importante ancora che volevo dirvi. Secondo Vico, la storia deve rifiutare sia il caso sia il fato, perché il caso e il fato rendono di fatto inconcepibili la libertà dell'uomo e l'ordine provvidenziale. Perché se tutto è casuale non c'è provvidenza, ma se tutto è fato non c'è libertà. E dunque nel caso e nel fato governano la storia, perché nella storia per Vico c'è sia la provvidenza, la storia ideale, la storia eterna, sia la libertà, le scelte dell'uomo. È l'uomo che sceglie i governi, è l'uomo che sceglie compatti, accordi, le guerre, la pace. Nella storia di Vico c'è sia la dimensione provvidenziale, la storia eterna, che è il dover essere, che influenza le epoche della storia nel tempo, ma poi c'è anche la libertà, la casualità, il caso, le scelte dell'uomo e, ho proprio chiuso, le singole azioni degli uomini, dei popoli, delle nazioni producono, si chiama eterogenesi dei fini, producono una finalità ultima verso cui la storia va. La storia non ha un punto di arrivo provvidenziale già dato. La storia è l'insieme delle scelte degli uomini, dei popoli, delle nazioni, le cui scelte però, insieme, unendosi, influenzandosi, producono dei fini, cioè ci sono dei fini particolari di uomini, di popoli, nazioni, che portano alla realizzazione dei fini universali. Questi fini universali vanno verso la storia eterna ideale. I popoli non lo sanno, gli uomini non lo sanno, che realizzando quei fini particolari, scegliendo dei mezzi adeguati, realizzano dei fini universali. Tutto
tutto ciò si chiama eterogenesi dei fini.